Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Francesca, sono un'assistente di volo base Miami, sono appena arrivata in aeroporto e sono viva un po' per miracolo, nel senso che ho preso Uber e, cioè, siccome mi vedete quando vado in Brasile che vi dico non ho mai avuto sensazione di pericolo in Brasile, mentre tutti dicono è pericolosissimo, attenzione, attenzione, ecco, io da casa mia Miami Beach ho qui all'aeroporto sono più o meno 20 minuti di Uber. Cioè, vi giuro che per la prima volta ho avuto paura, cioè questo qui era stranissimo, cioè aveva la macchina tutta abbozzata, sporchissima, vi dico solo che era pure, cioè tipo che si vede che qualcuno gli era andato addosso e non si riusciva neanche a chiudere il baule, cioè le comiche mica tanto, in più aveva anche un coltello. Ho detto, bene, adesso mi fa pezzettini. Secondo me non mi ha fatto pezzettini solo perché sono più grossa io di lui, perché ero abbastanza bassino e magrino. Quindi forse gli ho fatto paura. Quindi sono viva forse grazie alla mia stazza. Comunque adesso andiamo a Rio e venite con me. Tra l'altro, mentre passavo il controllo di sicurezza, per una volta ogni tanto sono riuscita a fare quello nostro senza dover fare il controllo secondario. Quindi questa mi è andata bene, devo sempre dare il mio tesserino e poi dopo faccio vedere anche il passaporto. E gli ho dato il passaporto americano dove c'è scritto che sono comunque nata in Italia. E questo qua ovviamente mi ha detto gracias, cioè... Voglio dire, forse ti stai confondendo, non parliamo spagnolo in Italia, però dovete sapere che gli americani non è detto che sappiano che in Italia si parla italiano, perché quando ho fatto la quarta superiore negli Stati Uniti tanti tanti anni fa, in tanti mi chiedevano ma che lingua parli, dopo che gli avevo appena detto che venivo dall'Italia, quindi ormai non mi stupisce più niente. Sto salendo a bordo, come al solito mi incastro sempre con la valigia perché non ci passa mai, come sapete, dal corridoio. Siamo un po' in ritardo perché l'aereo è arrivato in ritardo e quindi l'hanno dovuto pulire, insomma, riallestire. Oggi sono la numero 8, quindi questo è il mio strapuntino, porta 3L. Quindi per una volta non sono la Gally Queen, però sono la principessa del volo perché sono tutti maschi e sono l'unica femmina. Ovviamente essendo l'aereo in ritardo stanno ancora facendo catering e quindi non possiamo neanche allestire niente perché non sono la Gally Queen, però comunque devo aiutare nell'allestimento dei carrelli quelli delle bevande, quindi aspettiamo. A Rio, quindi adesso andiamo in albergo a dormire visto che sono stanca morta. Il carnevale è appena finito, quindi ci sono ancora qui i manichini con i costumi. Benvenuti in paradiso, splendida giornata di sole. Facciamo subito il nostro controllo. C'è la tenda chiusa. Ok, non c'è nessuno. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Dentro l'armadio non c'è nessuno. Sotto il letto sono incriccata, non mi abbasso. Dai, mi fido che non c'è nessuno. E adesso, cosa più importante, vogliamo vedere la vista.
Bene, ci piace. Prima un collega ha detto, ah, guarda, sembra estate, e noi, ma veramente è estate qua. Poi tra l'altro, vabbè, vivendo a Miami la differenza non è poi così tanta, però insomma, se uno viene dai posti freddi degli Stati Uniti, qua è proprio piena estate. So che alcuni di voi mi prendono in giro quando faccio il controllo cadavere, il controllo male intenzionato, ma in verità c'è poco da ridere, perché pensate un po' che proprio settimana scorsa sono successe due agguati, non so se si possano chiamare così, in un albergo in Giamaica, a Kingston, proprio a due miei colleghi della mia compagnia a base Miami, quindi in due, tra l'altro, occasioni diverse. Quindi diciamo che gli assistenti di volo vengono abbastanza presi di mira, perché magari sei arrivato, sei stanco e quindi non ti accorgi di cose che potrebbero essere pericolose. Quindi insomma, per fortuna non è successo poi niente di così grave a questi colleghi, però meglio non rischiare. Adesso guardate che bel letto qua dietro, mi butto, dormo e poi esco con una special guest che avete già conosciuto in uno dei primi video su Rio. Mi sono appena svegliata da un pisolino di circa un'ora e mezza, quindi bella addormentata. Adesso andiamo a un negozio di tessuti, perché sapete, posso venire in Brasile e non andare a caccia di tessuti coloratissimi, bellissimi e possibilmente anche economicissimissimi, sì. Ma non si dice così. Venite con me. Tra l'altro abbiamo il 50% di sconto sulla spa, quindi massaggi e robe varie. Quindi ho prenotato un massaggio per più tardi, così mi rilasso un attimo. Mi è arrivata nel mio negozio di tessuti, vediamo un po'. Il negozio è un po' caro rispetto ai prezzi di San Paolo, però guardate, ho trovato questa stoffa bellissima di viscosa. Questa tipica del boardwalk di Rio, quindi l'ho comprata e mi sa basta. Ho fatto amicizia con il tizio dei tessuti, gli ho chiesto se c'era un altro negozio dove hanno altre robe, non di tessuti ma robe del genere, e mi ha mandato qua, quindi lo ringraziamo, perché mentre i tessuti secondo me sono più economici a San Paolo, questa roba qua mi sa che più o meno costa uguale. Ah, tra l'altro hanno altri tessuti, quindi guardiamo. Anzi, questo negozio è più economico, perché queste stoffe qua loro le vendevano tipo a 16 e qui vogliono 10, 12. Bene, potrei fare altri danni. Tornata in albergo, sono in ritardo, avevo calcolato male le tempistiche, quindi adesso corro a fare pedicure e massaggio. Prima mi sono dimenticata di fare il video, mi sono vista con la mia ex vicina di casa e amica, e caipirinha e camarones, quindi come si chiamano, gamberetti fritti, e quindi niente, mi sono dimenticata di fare il video, ma domani vi porto al Cristo, quindi non ci siamo mai stati e sarà la mia prima volta. Che sciccheria, le ciabattine di gomma, accappatoio, asciugamano, shampoo e robe varie. Bene, mi sento molto chic con l'accappatoio, siccome ho appena messo lo smalto ai piedi non me la sento di mettere quelle ciabattine lì, quindi mi tengo le mie infradito. Ciao ragazzi, appena fatto il massaggio sono tipo in trance, poi non so se sentite il rumore dell'oceano, pensavo fosse tipo un sound, cioè una macchinetta che faceva questo suono, invece c'è la finestra aperta, quindi si sente questo suono meraviglioso. Thank you.
sarebbe bello avere non solo i soldi per fare questa cosa tutti i giorni, che poi vabbè qua non costa neanche tantissimo, però avere un'ora di tempo per fare un massaggio al giorno sarebbe fantastico, cioè proprio relax. Adesso torniamo in camera, doccia e mi sa che vado subito a dormire. Guardate un po' che bel panorama, Ipanema, la favela. E adesso vi faccio vedere i miei acquisti della giornata, che un po' vi ho fatto vedere, ma questi no. Questi sono due parei che ho comprato, tra l'altro ho dovuto un po' barattare con l'asciura perché voleva molto di più, ho detto no ascolta, no, non te li do quei soldi lì, quindi ho barattato. Tra l'altro sono umidi perché essendo messi sulla sabbia, infatti adesso li appendo così non me li metto umidi in valigia, sono veramente carini. Poi ho comprato i tessuti, beh alcuni tessuti vi ho fatto vedere prima, però questi non ve li ho fatti vedere ancora. Ho comprato un tessuto di jeans semplice e questo qua che in verità avevo già comprato un'altra volta, sempre qua a Rio, e però l'avevo pagato di più, quindi ho fatto un buon affare. E poi ho comprato questo blu. Vi faccio rivedere, ah, intanto vi faccio vedere che mi sono rubata le ciabattine con le varie creme, cremine, shampoo, cioè non è che li ho rubati, praticamente li pagate, quindi ve li portate via se volete. Questo è il pezzo forte perché è veramente tipico, cioè questo qua è il, se siete mai stati a Rio avete visto che il, come si chiama, il marciapiede lungo la spiaggia è fatto così. Quindi questa sicuramente verrà una bella borsa. E poi ho comprato un altro tessuto invece di viscosa per farmi magari dei bei pantaloni palazzo pants. Buongiorno da, stavo per dire San Paolo, ma invece sono a Rio, perché ogni tanto può succedere che non so bene dove sono. E dunque giornata oggi mi sembra bella, c'è un po' nuvolosa forse, guardiamo fuori dalla finestra. Caldo fa caldo, quindi non mi lamento. Adesso caffettino, perché a questo albergo ha la macchinata della Nespresso, c'erano però solo due cialde, quindi ieri ho ben pensato di andare a comprare altre cialde, quindi questo è il caffè numero 3, no di oggi dai, di oggi, no ieri ne ho bevuto uno, quindi è il secondo della mattina. E quindi venite con me e andiamo al Cristo, anche se la mia, appunto, la mia amica mi ha detto prenota online così non dobbiamo fare la fila. Ovviamente ho provato in tutti i modi, ho fatto anche il download dell'app, ho provato online, io non sono riuscita, allora ho detto guarda io non riesco, ha provato anche lei e non è riuscita, quindi mi sa che ci attenderà una lunga coda. Arrivati alla base del Corcovado, vi presento Valerie. Valerie che ride, Valerie ride, ma c'è poco da ridere. Siamo, ci abbiamo messo un'ora e mezza a arrivare alla base del trenino che vi porta su al Corcovado al Cristo, per scoprire che praticamente non si riesce a salire, lunga storia. E quindi niente, siamo sfigate e niente, Corcovado, mi dispiace. Adesso vediamo se c'è qualcos'altro da fare qua in zona. Allora, adesso vi spiego praticamente perché non riusciamo a salire. Siamo andati online, cercavamo di prenotare il trenino, che è questo qua dietro, e praticamente il sistema non funziona. Io ho provato a prenotare, non funzionava, ho detto a lei di prenotare, non funzionava. Siamo venuti qua lo stesso, praticamente funziona a prenotazione, quindi voi potete presentarvi e salire all'orario che avete prenotato. Se vi presentate qua, praticamente dovete aspettare 2 ore per appunto il vostro slot, se no potete mettervi in coda tra 1 ora e mezza e 2 ore, sperando che alcuni non si presentino, cioè come a Rio sicuramente ci tornerò, la prossima volta assolutamente
prenoterò il biglietto e se il sistema non funziona non vengo neanche qua, perché tra l'altro ci abbiamo messo un'ora e mezza, c'era un traffico, il delirio in giro. Quindi dai, oggi è andata così e speriamo di riuscire a venire la prossima volta. E salutiamo il Cristo, salutiamolo, dov'è? Non lo so, where is it? Non lo so. Non lo sappiamo, adesso prendiamo il taxi. Bene, adesso visto che è andata un po' così Valerie, è andata un po' così. Adesso almeno andiamo a vedere la famosissima scala che mi ha detto come si chiama, mi sono già dimenticata. Comunque, vi portiamo. La famosissima scalinata, qui direi abbastanza sicuro anche tirare fuori il cellulare, sono solo turisti. Un negozio di souvenir, alcune cose sono cinesate che io ovviamente non compro, altre cose invece sono fatte qua a mano, guardate cosa compro, anche due calamite fatte qua a Rio. Ecco i miei acquisti della giornata, questi sono come quei tre là. Mi spapparapanzo un po' qua in piscina, poi pisolino e questa sera torniamo a Miami. Ho preso una capirigna, ma tranquilli, non è alcolica, anche se devo dire che volendo potrei anche bere, però non possiamo bere nelle 8 ore prima del volo, quindi ci starei tranquillamente, però insomma non me la sento di bere sotto il sole cocente. Guardate, mi sono appena resa conto che c'è Spider-Man, anzi due Spider-Man che puliscono i vetri. Ma chi è che lo farebbe senza soffrire di vertigini? Ho ordinato servizio in camera perché c'ho fame, sono pigra, pizza con le verdure, sarà buona? Eccomi già pronta per tornare a Miami, ho fatto un piccolo pizzolino, questo è il panorama dietro di me, direi che non possiamo lamentarci, quindi salutiamo Rio e torniamo a Miami. A bordo, siamo in anticipo, quindi adesso con calma metto via tutto, controllo gli equipaggiamenti e vado ad aiutare dietro il galley
e devo dirvi che credo di aver capito che preferisco fare la Galley Queen che lavorare in cabina. Lunga storia, ma diciamo che quando si fa questa posizione, quindi la numero 8, si ricevono tutte le lamentele dei passeggeri, anche quelle che non posso risolvere, quindi meglio stare chiusi nel galley a faticare il triplo, ma almeno non ricevo lamentele. Comunque adesso sistemo tutto e poi vogliamo a Miami. Guardate un po', questa è la sacca che mi porto e che lascio vicino al galley con la mia best friend, la mia borsa dell'acqua calda, sapete che c'è sempre freddo. Poi ho il maglione qua dentro, le scarpe, quelle diciamo ballerine da cabina. E poi quando faccio invece la Galley Queen, dentro c'ho anche dei super guanti da forno per tirare fuori le cose dal forno, ma oggi non sono ghellissa, quindi niente. Adesso vedete questo scompartimento qua, nascondo la mia roba qua dentro. Però adesso che ho detto che la nascondo qua, tutti saprete dove l'ho messa. Chiudo la borsa con il lucchetto, così anche se scopro dove l'ho messa, possono rubarmi la borsa. Ma... questo è il Boeing 7879. Quindi tra i 787 che abbiamo è quello più grande. Adesso, siccome siamo in anticipo, vi faccio fare un giretto. Questa è la main cabin, ovvero anche detta economy. Vi faccio notare una cosa, che i sedili con tutto rosso intorno sono considerati main cabin extra, ovvero c'è più spazio per le gambe, mentre quelli solo con il cosino rosso qua sono i sedili normali, quindi ovviamente dovete pagare di più per sedervi in questi posti qua, quindi non potete spostarvi nei posti così a meno di chiedere. Questa invece è la Premium Economy, quindi questa è proprio un'altra classe di servizio con un servizio diverso, e adesso vi porto in business. Questo è il galley della business. Oh, questi sono dei panini per noi. E la business su questo aereo ha solo 30 posti. Che solo ha 30 posti, visto che l'altro 787 che abbiamo, il 787-8, ne ha solo 20. Quindi veramente piccola piccola la business. E il mio volo di oggi si conclude qua, quindi vi ringrazio di avermi seguito anche quest'oggi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo volo. Ciao a tutti!